Buongiorno a tutti. Allora, affrontiamo ancora una volta un problema che vedo in continuazione sulla linea di tiro e secondo il mio modestissimo parere non sono adeguate al tiro arco nudo, ma sono più adeguate al tiro con l'arco olimpico. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al braccio dell'arco e alla presa della grip. Allora, io uso, lo vediamo qua, uso un nastro da tennista molto antiscivolo che mi permette di avere sempre la mano nella stessa posizione. Sfatiamo subito un mito che secondo me è probabilmente non corretto, il fatto che, come si dice negli archi olimpici, la mano deve scivolare nel modo appropriato. Perché dico questo? Dico questo perché tantissimi anni fa chi mi fece il corso da neofiti, ero neofita, chi mi fece il corso mi disse: metti dell'olio sulla mano in modo tale che poi la mano andrà a finire esattamente nel posto giusto. Ma questo vale per l'olimpico, dove ci possiamo dopo possiamo attuare anche una leggera intravotazione e possiamo metterci in modo geometrico, in modo da tirare in modo allineato. Nell'arco nudo, ahimè, questo non sempre è possibile, anzi molto spesso è impossibile, e quindi il braccio dell'arco lo dobbiamo tenere rilassato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo estendere solo la spalla dell'arco. La spalla dell'arco va estesa e mantenuta estesa durante la trazione. Parleremo poi della parte della corda in un altro video. Adesso occupiamoci di questa posizione, della posizione dell'arco. Allora, cosa vedo io sui campi di tiro, che secondo me non sono corretti? Vedo prese di questo genere. Una bella forza resistente, il braccio bloccato, forza resistente in questo modo, lo vediamo, in questo modo. E andiamo in ancoraggio e rilasciamo tutto il peso del braccio bloccato, rimane completamente bloccato e rigido, e soprattutto rigido. Questo cosa vuol dire? Che al rilascio, non avendo nessuna stabilizzazione che provoca inerzia, e noi sappiamo che, abbiamo già detto, l'inerzia è una forza che si oppone all'accelerazione, non avendo questa massa che hanno gli olimpici, con questa leva, se noi l'abbiamo rigida al rilascio, questa avrà una torsione, sicuramente una torsione. Quando avrà la torsione? Quando la corda spingerà la freccia. In questo lasso di tempo la corda spinge la freccia, è in questo momento che noi dobbiamo avere un atteggiamento più dinamico in modo da minimizzare gli errori di torsione. Dopo che la freccia ha lasciato la corda, tutto può accadere. Ancora una volta lo voglio ripetere, anche per tutti quegli istruttori che hanno delle idee malsane al riguardo: quando in questo momento, quando io rilascio e la corda spinge la freccia, in questo momento l'arco viene verso di me, l'arco spinge contro la mano, ma è scienza, non fantascienza, no? Lo possiamo vedere. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rilassarci, piedi paralleli a cavallo della linea di tiro, spalle rilassate all'altezza delle spalle. Quindi dobbiamo alzare l'arco all'altezza degli occhi, vedete, e in questo modo il braccio non è teso, la spalla è estesa, la mantengo estesa e posso rilasciare. Che muscoli ho utilizzato? Ma ho utilizzato i muscoli della spalla e i muscoli pettorali e dorsali alti. Rivediamolo. Vediamo un tiro che secondo me per l'arco nudo non è corretto, questo, è un tiro più corretto che questo. Adesso lo vediamo anche da un'altra angolazione.
Ok? Quindi il braccio deve essere rilassato. Questo braccio deve essere rilassato. Come posso allenarmi a mantenere rilassato il braccio? Posso tenerlo piegato in questo modo. Lo tengo piegato, vado in ancoraggio, perché se io vado in ancoraggio, faccio questo movimento, sono sicuro che non utilizzo i muscoli dell'avambraccio e non utilizzo il bicipite, ma utilizzo il muscolo deltoide e i muscoli più alti, petto e schiena. Ecco, possiamo anche tenerlo così e poi magari aprirlo leggermente, fare questi esercizi, in modo tale che poi io quando dovrò tirare, potrò tirare in questo modo. 1, 2, braccio disteso ma non bloccato e la freccia che parte. Avrete notato da questo video che non faccio nessuna pretrazione. La pretrazione anche negli archi olimpici, se vi andate a vedere i top archery, i top di gamma, diciamo così, non fanno più pretrazione. Non c'è più il setup in pretrazione, non esiste più il setup in pretrazione. È tutta una dinamicità in cui i punti di controllo sono poi stati ridotti. Quindi ad alto livello o comunque a un buon livello è inutile mettersi in questo modo, fissare il punto da colpire, sentirsi tirare, ma perdiamo tutte le nostre catene cinetiche. È molto meglio fare questo movimento all'altezza degli occhi, scendo sempre guardando il giallo e rilascio la mia freccia. Poi la questione mira l'abbiamo già detta e vista mille volte, però tengo a dirvi che il braccio dell'arco non deve essere rigido. Ok? Lo vediamo ancora una volta. Magari lo vediamo in questa posizione. Abbasso l'arco, lo rialzo, sono in ancoraggio, espansione, mira, mantenimento, rilascio. Il braccio a questo punto si è rilassato. Provate e scrivetemi nei commenti se ha senso quello che vi ho detto, se vi ritrovate, se avete dei miglioramenti. E ne possiamo discutere tranquillamente insieme. Ok, a presto.